C'è un mix inquietante di mafia e massoneria dietro la morte di Attilio Manca, il giovane medico siciliano ucciso nel 2004 in circostanze ancora misteriose. La sua storia è raccontata attraverso un dialogo immaginario che emerge da atti giudiziari, poesie e interviste con parenti ed amici nel libro Le vene violate di Luciano Armeliglia Pichino. Al dibattito, un momento di riflessione sulla vicenda, sono intervenuti il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore alle politiche giovanili Alessandra Clemente. La strada per la giustizia è intrisa di lotte, di battaglie, in qualche modo, in qualche caso anche di sconfitte, ma bisogna sempre rialzarsi. Questa di oggi è una storia dura, difficile, quella di Attilio Manca, come di tantissimi altri italiani che si sono trovati certe volte anche per caso su strade pericolose e hanno pagato con la propria pelle. Certe volte si può far cadere nell'oblio, nella deformazione o nel cambiamento della realtà queste storie, invece bisogna parlarne, sono storie vere, bisogna pretendere giustizia, bisogna sconfiggere le deviazioni che stanno all'interno delle istituzioni, i poteri occulti, insomma è una storia vera sulla quale non c'è stata ancora giustizia. Nella Sala Santa Patrizia della Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli c'erano anche il fratello di Attilio, Gianluca Manca, esponenti del Coordinamento Familiari di Vittime della Criminalità, dell'Associazione Libera ed una delegazione di studenti delle scuole campane. E incominciamo a fare una vita di giustizia, che significa andare nella profondità delle cose anche quando i poteri formali e legali ti sono contro, perché questa è la vera sfida. La vera sfida è mettersi contro quegli apparati deviati dello Stato che sono diventati Stato. Là su questo si gioca la partita del nostro Paese.